sport del calcio 5, del futsal. Il neocampione olimpico Daniele Molmenti ha conquistato ieri il titolo tricolore di canoa fluviale K1 sulle acque vicentine del fiume Brenta a Valstagna. Grande la soddisfazione soprattutto per il suo allenatore, nonché campione olimpico a Barcellona e ora tecnico federale, Pierpaolo Ferrazzi, che noi abbiamo avvicinato. Al suo rientro in gara, dopo la conquista della medaglia d'oro a Londra, il neocampione olimpico Daniele Molmenti, con una seconda mancia strepitosa, ha conquistato ieri a Valstagna, sulle acque del fiume Brenta, il titolo tricolore senior di canoa fluviale K1 per la grande soddisfazione del suo allenatore, il campione olimpico di Barcellona, ora tecnico federale, Pierpaolo Ferrazzi. Sicuramente Daniele adesso è il presente e secondo me anche il futuro. Era chiaro che dopo Londra Daniele abbia avuto un calo di tensione. Si è allenato poco, molto poco, e quindi è il bello dello sport è anche questo, che se non ti alleni è difficile poi mantenere i risultati. Ecco, l'abbiamo chiesto a Daniele, lo chiediamo anche al tecnico, la medaglia d'oro di Londra, quanto importante può essere per tutto il movimento della canoa? Beh, sicuramente Daniele ha coronato un sogno che era 4 anni che si è dedicato a tempo pieno per realizzarlo. Ma sicuramente il movimento fa solo del bene perché può far conoscere un po' meglio la nostra disciplina. È logico che adesso bisognerà pianificare bene il prossimo quadriennio, perché Rio è lontano ma nello stesso tempo è vicino, non bisogna dormire negli allori, e penso già dal mese prossimo abbiamo già una bozza di programma per il 2013, che anche se è l'anno tra virgolette sabbatico, non è un anno sicuramente da sottovalutare.